buffoni, 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 buffoni. Protestiamo perché Mr. Job è entrata in una crisi irreversibile, non ha più la capacità finanziaria di pagare gli stipendi. Stiamo parlando di una delle più grosse cooperative del settore logistica e facchinaggio, con oltre 1000 dipendenti, di cui 700 sul territorio modenese. Queste persone hanno diritto ad avere i loro stipendi perché hanno sempre lavorato regolarmente e legittimamente e non possono passare un Natale di questo tipo. In più non hanno garanzie per la loro garanzia occupazionale, perché i committenti disdetteranno gli appalti di Mr. Job e queste persone non sanno se al 1° gennaio avranno ancora un lavoro. Ecco, quali sono i motivi della crisi? Ricordiamo un po' in che cosa opera questa azienda. Mr. Job è una delle principali cooperative del settore logistica e facchinaggio, quindi lavora e fa logistica e magazzino per tutte le più grosse ceramiche modenesi, nonché anche un bel pezzo di aziende dell'agroindustria, e naturalmente è entrata in crisi per un problema di crisi finanziaria, come purtroppo accade molto spesso di questi tempi, e è completamente impossibilitata al momento a retribuire gli stipendi di queste persone che hanno sempre lavorato normalmente e regolarmente fino ad oggi. Oggi siamo in piazza per rivendicare il diritto alla retribuzione di queste persone, per rivendicare il diritto all'occupazione di queste persone. Non è possibile che nel 2019 una cooperativa che fino a 2 mesi fa era considerata una cooperativa seria e sana possa collassare da un giorno all'altro, lasciando a piedi tutte queste persone. Stiamo parlando di più di 250 persone che ad oggi non sanno che cosa sarà del loro futuro nei prossimi giorni e nel prossimo anno. Noi appena abbiamo avuto sentore che si sarebbe manifestata questa problematica, ci siamo preoccupati immediatamente di far portare a casa lo stipendio del 15 del mese e la 13ª ai lavoratori. Questo come primo intervento. Successivamente era quello di riproteggere i lavoratori negli appalti dove già lavoravano. Ecco, cosa possono fare al momento i lavoratori per cercare di evitare questo brutto Natale? Questo brutto Natale purtroppo per qualcuno non sarà possibile trovare una soluzione, perché se oggi siamo qui è perché una parte dei committenti, piccoli e piccolissimi, sfuggono chiaramente alla loro responsabilità, e abbiamo individuato proprio per questo la Confindustria di Modena, che ne rappresenta alcuni, di come dire, intervenire attraverso la loro organizzazione e vedere di sensibilizzare e responsabilizzare questi committenti. Ecco, con questo cartello un po' si spiega il momento di crisi che state attraversando. Buongiorno, sono Gentili Mirella e sono un'operaia di Mr. Job collocata presso Aceto, un Cavezzo, e devo dire una magra consolazione sapere di essere stati amministrati male e trovarsi in questa brutta situazione. Rischiamo gli stipendi e anche il nostro posto di lavoro, siamo molto molto preoccupati. Grazie. Ecco, è proprio un brutto Natale quello che si presenta per tanti di voi? Al momento direi sì, perché siamo chiusi, siamo ingabbiati tra la situazione Mr. Job e anche dal nostro cantiere in cui lavoriamo, che è Pastorelli, che al momento ci mette in difficoltà non assicurandoci la nostra giusta retribuzione che dovremmo avere. Quindi sono due gabbie che ci tengono legati e noi siamo qua a manifestare appunto i nostri diritti, ecco, tutto qua direi. Lavoro ce n'è, però questa crisi inspiegabile. Sì, anche perché è tutto piovuto in 4-4-8, quindi anche noi non abbiamo avuto la possibilità in anticipo di prendere le nostre precauzioni, anche se di precauzioni ce ne sono molto poche, ecco.